abbiamo voluto fortemente, dicevamo, questo appuntamento, e vorrei che gli start-upper che sono presenti, che a aprile rappresenteranno quello che quelli sono i loro progetti, quelli che sono le loro start-up che provengono appunto da Palab, dell'Università di Bari, capiscano che non, la volontà di realizzare questo meeting non era di fare appunto una vetrina delle persone che sono venute qua, era appunto di creare qualcosa. Ne ho parlato spesso con Antonio Manco, che sarà tra i relatori di questo panel. C'è una volontà per cui riteniamo che faccia parte del percorso che un osservatore, ma che ognuno di noi fa attraverso la propria vita, di realizzare qualcosa che prescinda da una serie di dinamiche. Noi vorremmo che qui oggi si creasse una vera e propria sinergia, voi avete la possibilità, anche attraverso una iniziativa che ringrazio, di poter dialogare con alcune delle persone che stiamo per presentarvi, che potrebbero avere un ruolo fondamentale, che potrebbero fare la differenza tra uno startup per affrontare una serie di problematiche e spesso non arrivare mai alla parte concreta della realizzazione di un progetto, lo dico da imprenditore che avrebbe avuto tanto il privilegio che in questo momento si sta realizzando in questo meeting. Abbiamo presenti per noi, adesso conosceremo realtà diverse di questo panel, funzioni diverse di questo panel. Rappresenteremo attraverso Flavio Russo, Antonio Manno, soprattutto l'ingegner Ricci, alcuni audaci visionari per un motivo o per l'altro che hanno appunto realizzato quello che è il nostro augurio invece per questi giovani start-up. Abbiamo soprattutto per piacere di presentarvi due istituzioni pubbliche e private, rappresentiamole così. Abbiamo un altro rappresentante del governo che è Carlo Capria, che appunto rappresenta il Dipartimento per la promozione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E abbiamo Grazie. Che è membro dell'Advisory Board Russia e Lussemburgo di Microcapital, che è una società molto importante che si occupa da poco, sta arrivando in Italia, con appunto il meccanismo del microcredito. Siamo particolarmente grati e siamo onorati del fatto che si faccia parte dell'osservatorio.